Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vi parlo del luogo dell'utopia possibile. Come abbiamo definito la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, che abbiamo inaugurato nel dicembre dell'anno scorso. Ma parto parlandovi di Milano, che sta vivendo in questo momento un attimo della sua storia particolarmente effervescente, particolarmente energetico. Ma perché? Per le responsabilità di chi? Io ho identificato 5 pilastri su cui si sta fondando questo successo, questo momento. Il primo sicuramente è economico. La grande storia economica di Milano, le grandi opportunità si intersecano con quelle che sono le sensibilità verso le economie nuove, verso le energie che partono dalla ricerca bionanotecnologica, dai Fab Lab, dalle occasioni e dalle opportunità di lavoro per i più giovani. Il secondo è il pilastro sociale, l'attenzione ai più bisognosi, l'attenzione agli ultimi, il caring e quindi l'attenzione ad essere inclusivi, a vedere la comunità come un tutt'uno. Il terzo è il mondo della qualità di vita sul quale Milano sta investendo, il benessere, la green economy. Il quarto è l'internazionalizzazione. Chiaramente da sempre Milano è la porta verso l'Europa, sempre di più con Expo Milano 2015. Il successo di Expo ha aumentato questa dimensione e pazienza, abbiamo perso l'EMA, ma adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e sapere come attrarre i fondi internazionali per creare sviluppo nel nostro territorio. Da ultimo la cultura protagonista non solo per la presenza di 5 università, la presenza di tantissime fondazioni, teatri e innovazione culturale, ma perché i cittadini chiedono cultura e Milano gli restituisce cultura. Allora è qui che si inserisce il luogo dell'utopia possibile, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Non solo come può essere presumibile per questo ultimo settore, cioè la cultura, ma perché abbiamo creato in Fondazione una piattaforma di incontro e di dialogo. Abbiamo voluto, basandoci sul nostro enorme patrimonio, più di 1,5 milioni di carte d'archivio e 250.000 volumi, pensare alle soluzioni per un futuro migliore, per un futuro di qualità migliore per i nostri cittadini. 5 sono le aree sulle quali noi stiamo lavorando, che sono le priorità, secondo noi, del riformismo europeo. Il primo è il lavoro, e cioè la dignità dell'uomo rispetto alla quarta rivoluzione industriale. Il secondo è la politica, i modi di fare politica, indagare cosa sono i movimenti, che cos'è, quali sono i messaggi, per esempio, del nuovo populismo in Europa. Il terzo è la sostenibilità, le diverse dinamiche di sostenibilità. Il quarto è la città, l'ambiente in cui noi viviamo, progrediamo e ci facciamo adulti e creiamo opportunità per tutte noi. Il quinto sono le nuove economie, il rapporto tra le economie sociali e le economie istituzionali. Ma è il come lo facciamo che è innovativo. Lo facciamo anche attraverso le arti, mettendo in gioco la ricerca rispetto alle arti performative, il cinema, il teatro, la danza, l'arte contemporanea. E poi ascoltando, attivando dimensioni di dialogo tra i centri di interesse e tra le competenze. E quindi non c'è qualcuno che dice a qualcun altro quello che lui deve sapere, ma c'è costruzione di valore congiunto. Attorno a questo stiamo investendo per il futuro della nostra città e del nostro paese, attorno all'idea di comunità. E questa idea di comunità nuova, che attorno a delle dinamiche veramente innovative fonda il suo futuro, che sta crescendo Milano e noi in Fondazione le stiamo dando una mano. Grazie.